Radio Radio, un giorno speciale. Il Salvalingua con Massimo Persotti. Eccolo qua il nostro Max. Buongiorno Massimo. Buongiorno. Buongiorno Francesco. Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Buongiorno. Buongiorno anche al nostro ospite che è Massimo Sideri. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Giornalista e scrittore. Francesco. Sì. Sarà il caso di rivedere le nostre regole di Galateo, eh? E perché? Scusami, per quale motivo? No? Dammi un motivo. Sì. Pensa che tra l'altro una ricerca universitaria negli Stati Uniti di qualche tempo fa aveva stabilito che dire grazie fa bene alla salute. Ora però nell'era di internet la domanda che ci si pone è di tutt'altro segno ed è il vero nuovo dilemma post-tecnologico: ringraziare nelle email è cortese oppure danneggia perché fa perdere tempo? Calcola Francesco che ogni giorno in Italia gli utenti web ricevono più o meno 420 milioni di email e forse una certa percentuale, magari piccola, sono email di risposta con un semplice grazie. Email di semplici grazie che, ci si chiede, potrebbero contravvenire alle nuove regole dell'etichetta digitale. E allora sul tema è intervenuto sul Corriere della Sera Massimo Sideri, appunto lo ricordavi Francesco, giornalista economico, scrittore, commentatore del Corriere dove si occupa di innovazione, tecnologia, criminalità informatica. Massimo, aiutaci un po' a mettere bene a fuoco il problema, tu che hai scritto pochi giorni fa su questo tema. Ringraziare o non ringraziare con una email, perché può rappresentare un problema appunto? Allora, diciamo subito che io sono intervenuto in mezzo a un dibattito, sono intervenuto appunto con questo articolo che ricordavate in difesa del grazie. Ecco. Nel senso che siamo di fronte a un problema effettivamente importante che è stato sollevato peraltro da Nick Bilton, che è l'innovation editor, un giornalista molto importante del New York Times che segue la filiera della California, le grandi aziende. E appunto lui dimostrandosi molto... molto incisivo su questo, ha detto basta, un effettivo problema di gestione dei flussi, perché oggi tra social network, Facebook, Twitter, SMS, email, WhatsApp siamo sommersi dalle comunicazioni, quindi è giusto dare diciamo un ordine e dare delle nuove regole. Tu prima parlavi di Galateo, secondo me non siamo di fronte a una questione soltanto di bon ton, ma siamo effettivamente di fronte a una questione di sopravvivenza. Detto ciò, la linea di Nick Bilton è anche il grazie, come ricordavi tu, l'email con, per dire semplicemente grazie e null'altro, quindi l'email non aggiunge nulla di sostanziale, bandiamola. Io sono intervenuto in questo dibattito dicendo no, almeno l'email è giusto. Diciamo, aspetta Massimo, non anticipare la tua conclusione. Innanzitutto spiegaci, ecco, giustamente ricordavi tu, non è soltanto una questione di bon ton, ma è anche una questione di, come dire, fattore tempo. No, siamo sommersi da tantissime email e ricordavi anche i social network e altro ancora, quindi la scelta va fatta anche in funzione di questo elemento, vero? In funzione diciamo del fattore tempo, sia per chi scrive sia per chi riceve, e in ogni caso bisogna anche tentare di non esternalizzare un po' l'impegno. Quindi cosa avviene? Semplicemente se noi risaliamo all'epoca in cui c'era il telefono fisso, chi di noi è sopra i 30 se lo ricorda, probabilmente gli altri ormai non lo considerano più uno strumento della nostra vita, però io che ho 40 anni ricordo che prima un amico o anche una persona con la quale lavoravi ti doveva cercare sul telefono fisso. Cosa avveniva? Che l'onere della prova un po' era di chi ti aveva cercato, se non ti trovo sono problemi che devo gestire, io devo tentare di richiamarti, devo pensare quando richiamarti. Oggi diciamo con questi flussi di comunicazione un po' l'onere della prova è stato esternalizzato, cioè io ti spedisco di me in un messaggio, poi sono fatti poi, insomma se tu che devi trovare il tempo di rispondere, quando rispondere, e appunto questo può creare effettivamente un problema. Sì, di oltretutto veramente se non rispondi al telefono ti senti in colpa in qualche modo, no? Perché sai qualcosa, è come se fosse un obbligo. Voglio dire, noi, e poi lo siamo, poi in realtà siamo sempre online, ma non è dovuto, cioè uno veramente il telefono lo potrebbe anche lasciare in un cassetto, no? No, ma non solo non è dovuto, ma come dire, non è neanche fattibile, appunto, perché se uno dovesse rispondere tutti i giorni a tutti i mail, tutti gli sms, tutti i messaggi sui vari social network, a tutte le registrazioni non sarebbe più possibile vivere. Francesco, tu hai colto proprio nel segno prima nel tuo intervento, perché hai parlato di senso di colpa, e effettivamente Massimo Sideri nell'articolo ricorda che uno dei mostri psicologici creati è proprio l'esternalizzazione di questo senso di colpa.
Eh sì, in qualche maniera è quello che poi ci porta a interiorizzare un po' quest'ansia legata ai nuovi strumenti tecnologici, perché abbiamo in tasca questo telefonino dove sappiamo consciamente o inconsciamente che continuano a arrivare messaggi per noi in tutte le forme, in tutte le salse. Effettivamente la gestione di tutti questi messaggi rende la vita un po' complicata. Da una parte, da un certo punto di vista, la facilita, dall'altra parte la complica. Massimo, qual è la tua conclusione? Cioè, alla fine di questo ragionamento, come se ne esce? Qual è la soluzione? Alla fine di questo ragionamento è giusto imporre delle nuove regole che sono di buon senso, che possono essere appunto non tentare di esternalizzare i problemi sugli altri. Quindi, per esempio, il messaggio in segreteria telefonica ormai è inutile lasciarlo, diventa quasi una forma di maleducazione lasciarlo, perché tanto sappiamo che nessuno lo ascolta più. E per per l'email mettere in copia per esempio tutte le persone ogni volta che uno deve dare un messaggio è un'altra forma di esternalizzazione molto, molto pesante. Probabilmente nella vita personale non succede quando ci scriviamo tra amici, però nella vita professionale chiunque di noi sa che c'è chi utilizza, diciamo, questa forma, spedisce la risposta a 100 persone, e cade quelle 100 persone poi ricevono le risposte in copia di tutti gli altri, non riescono più magari a seguire le mail importanti. Certo. E il grazie, per concludere, cosa ne facciamo? Io sul grazie l'ho difeso spada tratta. Direi che va tutto bene, organizziamoci, tentiamo anche formule creative per tentare di districarci in ad esempio tutti, un tuo suggerimento, Massimo? Ma il suggerimento, per esempio, utilizzare lo spazio dell'oggetto quando bisogna dire qualcosa, visto che ormai le mail le leggiamo sempre più spesso sugli smartphone e sui telefonini, dove ogni volta è difficoltoso aprire il messaggio. Per esempio, se si deve dire qualcosa di veloce, si può mettere direttamente nell'oggetto del messaggio, come io ho fatto con voi ieri, vi dovevo dare il mio cellulare per farvi chiamare, invece di costringervi ad aprire un'email l'ho messo direttamente nell'oggetto, quindi voi avete ricevuto Massimo Sidevi il numero di telefono, l'avete preso facilmente. Lo confermo. Massimo Sidevi. È vero, è un altro piccolo trucco che naturalmente lasciamo a tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Massimo Sidevi, grazie per essere stato con noi, continuiamo a leggerti naturalmente sul Corriere della Sera. Grazie. Grazie mille. Ciao Massimo, buona giornata.